Mi trovo a Taranto in via Pupino, dinanzi al cinema Teatro Verdi. Quanti ricordi! Da decenni e decenni è completamente abbandonato a se stesso. La proprietà appartiene alle Ferrovie dello Stato, ma Ferrovie dello Stato sono assolutamente disinteressate a qualsiasi tipo di intervento di riqualificazione. Ferrovie dello Stato non se ne fregano neanche di venderlo, pensate un po', non sono interessate neanche a venderlo, quindi lo hanno abbandonato così, non interessa minimamente, tanto le Ferrovie dello Stato sono un carrozzone pubblico, questa struttura appartiene a un carrozzone pubblico e allora può stare lì abbandonata. Ma io non entro nel merito delle scelte delle Ferrovie dello Stato, stessa cosa potrebbe dirsi per la struttura qui accanto del dopolavoro ferroviario, ma lasciamo perdere. La cosa grave è proprio la pericolosità sotto l'aspetto sanitario delle condizioni di questo teatro, perché vedete all'interno di esso, dietro questa saracinesca, c'è un porcile mai visto, ci sono condizioni penose e pietose, ed abbiamo documentato, già è stata documentata la presenza di topi, di animali morti, gatti e quant'altro. Allora tu amministrazione comunale, tu sindaco Melucci, non potete rimanere così con le mani in mano. Come sapete fare i paraculi quando incontrate i vertici di Ferrovie dello Stato raccontando la favola della ristrutturazione della stazione, la nuova stazione di Taranto? Beh, signori cari, parimenti, muovetevi. Muovetevi, dovete intimare a Ferrovie dello Stato la bonifica dei luoghi, intimarli, e se Ferrovie dello Stato non interviene, allora coattivamente, secondo i percorsi previsti dalla legge, seguendo ovviamente tutto l'iter, quindi l'autorizzazione a poter entrare all'interno, allora a quel punto l'amministrazione deve intervenire e a proprie spese, con un'ordinanza in danno, deve eseguire la bonifica, permette per assicurare le condizioni sanitarie minime, la sicurezza sanitaria minima, quindi tua amministrazione, previa autorizzazione, entri nella struttura e realizzi l'intervento di bonifica a tue spese e ovviamente ti rivali, cioè nel senso che lo fai a tue spese e poi ti rivarrai, ti farai pagare, lo dico in termini poveri, da Ferrovie dello Stato. Quindi anticipi, salvo poi ovviamente riprenderti ciò che hai anticipato. Ma questo, ripeto, non è solo una questione di decoro urbano, perché dispiace, no? Nel pieno centro una struttura abbandonata, ma la cosa grave è proprio la pericolosità, perché vedete, da qui la saracinesca peraltro è rotta, non chiude bene, per cui qui, da qui sotto esce di tutto di più, da qui escono i topi, escono gli insetti, escono gli scafi, esce di tutto di più. Ripeto, questo è un qualcosa, voi sembra innocua la zona, ma dietro c'è una bomba ecologica, qui all'interno c'è una bomba ecologica. Non so, quindi non può dire neanche l'amministrazione Melucci, che non ha a che fare le Ferrovie dello Stato, non sa come contattare, perché le vedete, vedete i rappresentanti di Ferrovie dello Stato quando fate gli incontri per il futuro della stazione di Taranto. Quindi il problema, cari signori, è che anche a Melucci e Company di questo teatro, di questa struttura non frega niente. Si era parlato che l'amministrazione comunale era interessata all'acquisto di qua o di là, ma al di là dell'acquisto almeno garantite la sicurezza sanitaria, perché noi non possiamo correre ulteriori rischi rispetto a quelli che già ogni giorno purtroppo siamo costretti a correre.